Ha vissuto momenti molto delicati, ma ora Fedez sta tornando piano piano alla normalità. Per colpa di alcune emorragie interne provocate da delle ulcere, è stato costretto a ricoverarsi per circa 7 giorni nell'ospedale di Milano. E ha rischiato davvero grosso, dato che a salvarlo sono state soprattutto alcune trasfusioni di sangue. Inevitabilmente Fedez ha dovuto fare i conti con un gran cambiamento fisico, avendo perso 10 kg in pochissimo tempo. Ha dovuto interrompere necessariamente anche i suoi allenamenti e questo lo ha fatto per 2 mesi consecutivi. Adesso sta ricominciando a lavorare sodo, ma ha voluto far vedere a tutti i suoi follower come si è modificato il suo corpo. Dopo 2 mesi di stop, 10 kg persi e un'emorragia interna, oggi ho ripreso ad allenarmi. Sono tipo allenamenti da ottantenne, ma da qualche parte bisognerà pure iniziare. Sta iniziando lentamente a rimettersi in sesto, sia fisicamente che mentalmente, ma ci vorrà del tempo prima di tornare ad essere quello di prima. Ma la cosa più importante è che adesso stia bene e possa godersi del tutto la sua bellissima famiglia, i suoi figli, sua moglie che gli è stata sempre vicina, nonché la new entry a 4 zampe, Paloma. Intanto, nelle ultime ore si è saputo che Fedez sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, che ha soffiato il cantante a Francesca Fagnani e al suo Belve.